Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 72esima puntata del podcast di Marcos Box. Ehi, come state? Sono passate 2 settimane dalla precedente puntata. Non ho postato molte notizie in questa settimana, perché tra un impegno e l'altro, ma soprattutto c'è stata anche una carenza di notizie interessanti dal mondo del software libero open source, e quindi per evitare di fare puntate monotematiche con 2 o 3 argomenti, ho preferito saltare a più pari e accumulare un po' di argomenti. Vabbè, iniziamo con il primo argomento di questa settimana. Iniziamo questa puntata parlando di Linux. Anche Linux si appresta a diventare più inclusivo e meno razzista. Linus Torvalds ha infatti approvato la nuova terminologia da utilizzare per lo sviluppo del codice del kernel Linux, adeguandosi così agli altri grandi giganti dell'informatica come Google e Microsoft. Agli sviluppatori del kernel Linux è stato chiesto di utilizzare una serie di terminologie che trovate su Marcosbox, che andranno a sostituire l'accoppiata Master Slave e Blacklist Whitelist. Il team che sviluppa il kernel Linux non ha raccomandato un termine specifico, ma ha soltanto proposto questa serie di parole e i vari sviluppatori potranno scegliere tra quelle proposte. I nuovi termini andranno utilizzati per il nuovo codice sorgente del kernel Linux e la relativa documentazione. Quindi, diciamo così, hanno consentito alla vecchia terminologia di risiedere ancora all'interno del codice e nella documentazione, quindi non ci sarà una riscrittura completa, quindi una perdita di tempo, ma mano a mano questa terminologia si andrà a fermare all'interno del codice del kernel Linux. Restiamo a parlare di Linux con una notizia che arriva dalla Irlanda. L'Health Service Executive irlandese ha infatti donato il codice sorgente della propria applicazione sviluppata per tracciare i contatti Covid alla Linux Foundation. Questo consentirà alle giurisdizioni di tutto il mondo di poter distribuire rapidamente le proprie applicazioni di tracciamento dei contatti utilizzando una base comune open source e consentendo al tempo stesso il miglioramento globale di questo tipo di strumento. Il codice sorgente di Covid Tracker sarà reso disponibile con il nome di progetto Covid Green e il repository sarà gestito dagli sviluppatori di Nearform, che sono gli stessi che sono stati incaricati da Health Service Executive irlandese di realizzare questa applicazione. È un'ottima notizia perché va in un'ottica di soldi pubblici, codice pubblico, e va anche in un'ottica di perfezionamento globale. Mi fa piacere che l'Irlanda abbia adottato questo tipo di soluzione. In queste settimane c'è stata anche una notizia che ha fatto la gioia di molti di voi all'ascolto. Il team di MX Linux ha annunciato il rilascio di una nuova edizione MX 19.2 KDE. Questa edizione di MX Linux si basa su KDE Plasma e viene offerta nella sola variante 64 bit con però il supporto hardware avanzato che già abbiamo avuto modo di vedere su MX Linux. La distro include ovviamente tutti gli strumenti di gestione che abbiamo già avuto modo di apprezzare su questa distribuzione. Sapete bene che l'edizione principale di MX Linux è basata su XFCE ed è molto apprezzata perché è una serie di ottimizzazioni qua e là che rendono la vita semplice. Questa nuova edizione che utilizza KDE utilizza in realtà una versione un po' vecchiotta di KDE Plasma, perché utilizza la versione 5.14, cioè l'attuale versione di KDE Plasma che troviamo su Debian Buster, che è la distribuzione sulla quale è basata MX Linux, però poi ha anche una serie di aggiornamenti e ottimizzazioni qua e là, include Firefox 78 come browser predefinito, VLC come lettore video, Thunderbird come client di posta elettronica e LibreOffice nella versione Steel. Sono uscite 2 beta e quindi andate a vedere se volete provarla, se volete provare qualcosa di nuovo, di ultra stabile e ottimizzato, perché da quel che mi è stato detto da alcuni utenti che l'hanno provata è praticamente una spada. Prima abbiamo parlato di Thunderbird, che è il client di posta predefinito di MX Linux. Bene, questa settimana c'è stato un importante annuncio che riguarda la versione 78 di Thunderbird. È stata finalmente rilasciata ed è la nuova versione ESR del client di posta multipiattaforma e open source. Attualmente non è possibile aggiornare direttamente dalla versione 68 di Thunderbird e versioni precedenti, e dunque se siete utenti Windows e macOS dovrete reinstallare il tutto.
Questa cosa cambierà comunque perché il team di Thunderbolt ha fatto sapere che sta lavorando per offrire aggiornamento dalle versioni precedenti, quindi aspettiamoci un appunto 1.2, insomma, che consenta di fare questo. Quali sono le principali novità di questa nuova versione di Thunderbolt? La prima riguarda una riprogettazione della finestra di composizione che adesso è stata migliorata, è stata rielaborata per rendere il tutto più facilmente fruibile, quindi con un'interfaccia più chiara. È stata aggiunta la Dark Mode, in grado di seguire anche le impostazioni di sistema, quindi se siete, che ne so, su macOS o su Windows e avete attivato la Dark Mode globale di sistema, Thunderbolt si andrà ad adeguare di conseguenza. Nota dolente di questo rilascio riguarda però la compatibilità con i vecchi componenti aggiuntivi basati su Xug, che non sono più supportati. Quindi se siete utilizzatori di Enigmail, non effettuate l'aggiornamento a Thunderbolt 78 e tenetevi la vecchia versione, perché attualmente Thunderbolt 78 supporta solamente Mail Extension. Altra novità è che il Lightning Calendar è adesso integrato all'interno di Thunderbolt, quindi non avete più necessità di installarlo. È stata anche aggiornata la finestra di configurazione degli account, aggiornate alcune icone, cartelle e quant'altro. È stata aggiunta su Windows la possibilità di poter avere l'icona nella tray, quindi se andate a minimizzare, a ridurre l'icona nel vassoio di sistema Thunderbolt, avrete l'iconcina, quindi non dovrete più stare ad installare estensioni di terze parti. Sono suonati tutti gli allarmi degli orologi. Altra notizia interessante riguardante questo rilascio riguarda il supporto OpenPGP che è stato incluso in Thunderbolt in via sperimentale e disattivato per impostazione predefinita. Stando a Wiki, se i test in corso daranno esito positivo, il supporto OpenPGP arriverà fra qualche mese con Thunderbolt 78.2. Comunque, se siete intenzionati a provarlo il supporto OpenPGP in Thunderbolt 78, su MarcosBox trovate il link al wiki di Thunderbolt che vi spiega come attivarlo, testarlo e contribuire magari effettuando anche segnalazioni. Per raggiungere tutti quanti gli amanti della fotografia digitale è stata rilasciata la versione 7.0 di Digicam. Non sto parlando di un Digimon, ma bensì di famoso software open source per la gestione delle fotografie. Questa versione è il risultato di un lungo sviluppo iniziato ormai più di un anno fa e porta con sé nuove funzionalità e molte correzioni di bug. Fra le novità principali di questa versione troviamo il rilevamento dei volti basati sul deep learning, nuovi formati RAW supportati tra cui i famosi Canon CR3, i Sony A7R4 e tanti altri, cioè una lista lunghissima, sono quasi una quarantina. Il supporto del formato di immagine HEIF migliorato, il supporto al formato Flatpak, quindi adesso potremo installarlo anche in formato Flatpak se siamo utenti Linux, un nuovo strumento Image Mosaic Wall e una migliore gestione dei metadati. Per maggiori informazioni vi rimando comunque al comunicato stampa ufficiale del rilascio di Digicam 7.0, dove trovate tutte quante le informazioni spiegate per bene. Buone notizie per quanto riguarda gli amanti di KDE Neon. Il team di KDE Neon ha pubblicato infatti la roadmap per la migrazione Ubuntu 20.04 LTS e gli utenti interessati possono visualizzare lo stato dei lavori recandosi al link che trovate su MarcosBox ed eventualmente contribuire a testare il tutto. Speriamo arrivi a più presto, dovrebbe arrivare comunque dopo il rilascio della 20.04.1, quindi della prima point release di Ubuntu. Se siete alla ricerca di un laptop 100% Linux compatibile e volete testare i nuovi AMD Ryzen serie 4000, bene, il nuovo Tuxedo Pulse 15 è il prodotto che fa per voi. Tuxedo Computers ha infatti annunciato la disponibilità del suo nuovo Tuxedo Pulse 15, che è un laptop ultra portatile da 15,6 pollici che fa utilizzo delle nuove CPU AMD Ryzen serie 4000 ULV. Due sono le varianti, abbiamo quella più potente, più prestante, che è equipaggiata con AMD Ryzen 7 4800H octa-core e quella più economica con un AMD Ryzen 5 4600H a 6 core. Entrambi offrono una scheda video integrata Radeon RX Vega 7. Il prezzo si parte dai 896 euro dell'edizione più economica, che offre uno schermo Full HD IPS non GAR con
copertura sRGB del 100%, un modulo RAM da 8 GB della Samsung, il processore ovviamente nella versione più economica è un Ryzen 5 4600H, una memoria M2 SATA 3 da 250 Samsung 860 EVO, il modulo Wi-Fi 6 e un Bluetooth 5.1. Potete ovviamente personalizzare in fase di acquisto scegliendo di aggiungendo componenti, aumentando la RAM, aumentando la memoria integrata e quant'altro. Per quanto riguarda il layout della tastiera non vi dovete preoccupare, perché anche in fase di acquisto è possibile scegliere il layout italiano e quindi avere un laptop con la tastiera italiana. Lato sistema operativo potete scegliere tra Tuxedo OS, che è una variante di Ubuntu 20.04 personalizzata da Tuxedo, Ubuntu 20.04 LTS oppure OpenSUSE 15.1. Tutti i computer prodotti da Tuxedo Computers offrono una garanzia di 2 anni e, qualora fosse interessati, vi ricordo che per tutti i lettori di Marcosbox c'è uno sconto del 3% che potete avere inserendo il codice sconto marcosbox.org al momento del vostro ordine. Non è molto, però è comunque già qualcosa. Se volete regalarmi un laptop, bene, sapete che cosa regalarmi. Ebbene, con questa notizia si chiude qui questa 72esima puntata del podcast di Marcosbox. Lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo prossimamente con un prossimo episodio del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!